Lazio, c'è Falcognana, c'è Roncigliano, vengono esponenti da Borgo Montello, vengono amici da Latina. In concomitanza con la nostra manifestazione ce n'è un'altra a Cupinoro e un'altra a Napoli, tutti uniti contro le discariche e contro gli inceneritori. La cosa che chiediamo, e la chiediamo fortemente, è che serve coraggio soprattutto da parte degli amministratori. Ci siamo stufati degli amministratori che giustificano la loro inerzia dietro carte bollate mandate agli enti preposti. Vogliamo atti coraggiosi, atti mirati alla salvaguardia della salute dei cittadini. Non possiamo più nasconderci dietro la burocrazia, la situazione è emergenziale e quando una situazione è emergenziale servono atti d'emergenza, non possiamo più praticare le prassi ordinarie, quindi serve coraggio. Siamo qui oggi e saremo tantissimi, supereremo le 3.000 persone, perché a Roncigliano non si vive più. Settimana scorsa più di 50 persone sono andate al pronto soccorso lamentando vomito e svenimenti, compresi i bambini. Volevano addirittura ricoverare qualche bambino e la stessa situazione si vive dalle altre parti d'Italia dove insistono discariche. A Napoli tanti bambini sono morti, ecco, qui non faremo la stessa fine, ce la metteremo tutta e alla fine vinceremo.